Domani sera viene Dani a casa mia e facciamo tra i tanti video gli assaggi della Tokyo Treat del mese di luglio, agosto, non si capisce mai un cazzo con le Tokyo Treat che te ne mandano 14 anni dopo. E ho deciso che siccome non ci sono particolarmente prodotti che sembrano interessanti, cazzo penso io, ovvero lo trollerò molto bene. Prenderò questi che abbiamo già assaggiato, peraltro, che sono i Seven Sticky, che sono praticamente dei wafferini con dentro la vaniglia e li toglierò tutti, ne terrò solamente due e li metterò in questa confezione, che è la confezione che abbiamo usato l'altra volta per fare le canzoni per sbocconociare, ma era sempre della Tokyo Treat. E gli dirò: guarda Dani, li ho messi in questa confezione gli ultimi due perché gli altri, essendo che li abbiamo già assaggiati, se li sono mangiati i miei, e qua nel frattempo che ti aspettavo in questi giorni hanno tenuto la loro freschitude. In realtà il mio è quello sotto, che è quello perfetto alla vaniglia, mentre quello di Dani lo andremo leggermente a manomettere. Quindi lo apriamo piano perché non si deve rompere. Ok, e vedete che dentro esce la sua cremina, ok? Cosa facciamo noi? Perché noi, cosa facciamo noi che siamo molto burlonetti? Gli mettiamo dentro un po' di dentifricio e un po' di aglio. Aglio, dentifricio e vaniglia. Che. Oh cazzo, non mi ricordavo che il dentifricio è blu. Vabbè, chi se ne frega. E gli mettiamo dentro. Il dentifricio non fa male da mettere in bocca, anche perché va in bocca. Tranne quello al fluoro, che ho sentito che se lo ingoi in grosse quantità può far male, ma questo non contiene fluoro. E poi già da un morso sputerà, quindi no, non farò crepare Dani. State tranquilli, pezzini. Ecco qua. E poi gli mettiamo l'aglio che ho ovviamente tritato, perché se lo mettevo a pezzi, cioè, cazzo faccio. E poi comunque così viene sparpagliato meglio. Oh, aglio. Povero Pezzollo, come fa a essermi ancora amico? Oddio, quanto puzza! Mio Dio! Sicuramente la userà dirà, oddio, sa di aglio! Dico, beh, Dani, saranno salati questi, va a vedere, non sono propriamente uguali. Però chiudendo l'odore sparisce, quindi ce l'abbiamo fatta. Chiudo bene. Chissà se fino a domani si smosceranno, ma penso di no. Che schifo. E questo lo vado a mettere sopra. Come faccio? Ah, cazzo, non ci stanno. Devo trovare una confezione che io riconosca subito qual è quello fallato, perché poi alla fine me lo mangio io. Uno qui e uno qui. Per ricordarmi. Quello dalla parte, quello più all'estrema destra del codice a barre è quello tarocco. Vado a ricontrollare. Sì, è quello tarocco. Ok, quindi quello più appiccicato al bordo è quello tarocco. Al bordo è quello tarocco. Ora piego così. Non vedo l'ora che li assaggi, ma questo video lo sbloccherò esattamente il giorno prima della Tokyo Treat. Quindi oggi vedete me che sto preparando la trollata ed è finita. E domani vedrete se Dani ci è cascato, ma secondo me sì, cioè il pezzone. In cucina poi ci metterò un pezzo di scotch e Dani trollato! Oh, molto bene! E questo è tutto, esce dalla loffina e. Chi mette slime a cagarella lo colga tipo no. Fa una puzza indegna perché sa di vaniglia, di biscotto, di aglio e di schifo mentolato. Io immagino già la faccia che io non riesco più a trattenermi, parto a ridere tipo. Lui, come fai? Come fai? Non vedo l'ora. Bene, questo è ciò dallo fine. Allora, in pratica Dani è uno sculato perché questi che avevo fatto, che avete visto poco fa nel video,
Li ho fatti praticamente 10 giorni fa, perché quella sera poi alla fine Dani non aveva voglia di fare gli assaggi, e questo è quello che è successo. Cioè, guardate dentro come è diventato. La vaffanculo è caduto per terra. Guardate dentro come è diventato. Cioè, ha fatto tipo la muffa. A parte che il dentifricio era azzurro verde, però cioè, non me la sento, ci muore. E quindi ho deciso di fare questi bellissimi cioccolatini. Questo è il mio con l'uva e fuori il cioccolato, e questo di Dani con aglio e fuori il cioccolato. Ora li incarterò e vedremo che cosa succederà domani o quando pubblicherò il video assaggio. È molto bene, ma la loffa si è rifatta perché stava per essere un epic fail. Dopo che ho visto sta cosa, puzzano in una maniera che non potete immaginare, ma mi sono rifatta. Guardate che genialata, ho trovato questi qua che dobbiamo assaggiare. Tra l'altro, ma ho tolto il contenuto perché questi sono buonissimi, sono tipo cioccolatini con dentro papaya o mango, il cazzo che è. Si chiamano tra l'altro Torotto il culo, cioè un nome ambiguissimo. E ci ho messo i nostri cazzini, che potrebbero sembrare questi, ma fatti di merda, tanto le confezioni sono sempre ingannevoli. Io ovviamente prenderò quello al centro e Dani prenderà questo. È molto bene! Sono qui per spacchettare un regalo da Marco, che è un ragazzo che ha un canale, tra l'altro troppo fico, mi sono iscritta al suo canale, mi fa troppo ridere, specialmente i video che fa con le sue amiche coreane, che provano a cantare le canzoni italiane in maniera assurda, o gli fa dire cose assurde. Ve lo metto qua in sovraimpression, sapete perché? Perché non mi ricordo il nome, ma vabbè, io con i nomi ho dei seri problemi. E mi ha detto, guarda, siccome io vivo in Corea, ti vorrei mandarti un po' di cose. Così ci farei un video. Quindi ora io vado a spacchettarlo e poi a seconda di quello che c'è vediamo un po' se fare il video col pezzone o magari assaggiare direttamente qualcosa qui e poi col pezzone, insomma vedremo. In questo momento io non so cosa c'è, ma penso che lo farò con Dani il video, però lo spacchettiamo ora insieme perché I'm so curious. Anzi, lo farò con Dani e mio zio Claudio se riesco. Così sarà ancora più trash e penso che apprezzerai. Wow, come l'hai fasciato bene, sembri una ditta. Allora, wow, cracker con formaggio e limonato. Oh mio Dio, che figata. Poi, comunque ti ringrazio tantissimissimo, non dovevi, sei veramente fuori di testa. Patatine alla banana. No, fantastico. Poi abbiamo patatine e gamberetti. Oh mio Dio, tu vuoi farmi sboccare, lo so. Però magari sono buone. Comunque mi ispirano lo stesso, solo perché sono patatine. E poi abbiamo questi cazzini. Ma che carini, ma non le faccine. Che sono tipo un pastella con dentro gli arachidi. E queste patatozze. Oh mio Dio. Sono al pesce. O alla carne, non lo so. Hanno delle forme strane, sono al pesce o alla carne, perché ho visto quest'icona qua e ho tanta paura. Poi qua di questa addirittura ce ne sono 3 pezzi. Mix and match. Non so cosa siano, sono inquietantissimi e sono mollini. E poi abbiamo. Oddio! Che carini! La confezione più bella del mondo! Io questa me la tengo. Sono biscotti con dentro il cioccolato. Questi qua. Che carini! Eh no, è sigillata, volevo vedere come era andando. Vabbè. Passions! E metterò il pezzollo. Metterò il pezzo, anche se questi mi ispirano tantissimo. Tantissimo. Va bene, e l'assaggerò con Dani. Grazie ancora, Marco. Sono veramente fighissimi. Non vedo l'ora. Questo è tutto, ci vediamo fino a.